Ciao a tutti picciotti, eccoci, minchia, scantata che successo. Eccoci qua per il primo effettivo gameplay di The Banned. E non potevo scegliere, penso, il gioco migliore. Aspetto un gioco del genere da quando sono bambino, ho visto la prima volta Alien su videocassetta. Difficile? Difficile. Rapporto finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo. Da parte del terzo ufficiale. Gli altri componenti dell'equipaggio. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E il comandante Dallas. Sono morti. Carico e nave sono distrutti. Dovrei giungere alla frontiera tra 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Parla Ripley. Unica superstite del Nostromo. Passo e chiudo. Sti cazzi. Ripley? Sono Samuels. Lavoro per la compagnia. Si tratta di tua madre. Crediamo di averla trovata, Amanda. Un vascello commerciale, la Anesidora, ha recuperato una scatola nera che proviene probabilmente dal Nostromo. Dove? Zeta Reticuli. Cosa dice? Non si sa. L'hanno portata alla stazione Sevastopol. Si tratta di materiale riservato e la compagnia vuole farla ritirare il prima possibile. Sevastopol fa da deposito forniture nella regione. È un porto franco gestito da... Lo so cos'è. È tutto organizzato. C'è una nave corriera chiamata Torrens che andrà alla stazione fra 2 giorni. Ci recheremo lì, alla... Sì. Io e un altro dirigente. E tu, se vorrai. Senti, Ripley, quando mi hanno affidato questo caso, ho fatto le mie ricerche. So perché stai lavorando nella regione in cui è scomparsa tua madre. La cerchi ancora, vero? Mi è stato dato il via libera per offrirti un posto sulla Torrens, se vuoi venire. Forse è ciò di cui hai bisogno. C'è un'idea. Ok. Welcome Ripley. Grazie caro. Allora. Bellissimo. Io non ho visto nessun video di questo gioco. Non volevo rovinarmi niente. Sono sorpresa. E devo dire che ho fatto benissimo. Nessuno. Vabbè. Uè! Sembra veramente di essere dentro il film. Allora, sono tutte nuda. Sì, adesso sono nuda. Guardate, nuda. Bello nuda. Sono anche pelose? No.
Stai cercando un ufficiale di navigazione? Ho un amico che ha appena perso la sua nave e sta cercando lavoro. Posso garantire per lui alle carte in regola. Solita storia, la compagnia l'ha svenduto e si è presa di tutti i suoi clienti. È sempre più difficile che le compagnie piccole ottengano contratti, anche io sto pensando di smettere. Vabbè, se questo mi ha fatto un cazzo. Docetta? Qui! Esibio. Che sono tutti svegli. Tutti svegli. Usa i punti di registrazione per salvare manualmente i progressi. Ti avviseranno se i nemici sono vicini. Oh, che duci. Che culo. Prendi tutto. Ricerca. Colla pezzi di metallo. C'è un po' di crafting. Qua ci sta un po' di esplorazione allora. Bellissimo. Bello, 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 bello. Bello, bello! Fighissime. Troppo troppo bella. Posso averla? Posso aver... Posso... Apri! No. Ascensore. Ma che devo fare? Sedia. Vieni a sedere. L'ambientazione è veramente bellissima. È fantastica. Vieni qua. Vieni qua. Ecco. Tu verrai con me. No, già mi sei già mi è scocciato. Mi ha speso, è entrato da lì. Salve. Minchia. Samuels, ti sei svegliato prima? Beh, non necessito di riposare quanto voi altri. Stavo ispezionando la struttura della Torrens. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a... Nostromo. Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su navi come questa. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Vado a vedere. Quindi questo è il robottino. Il nostro Rabà. Rabà! Rabà! Se ti comporti come il robot di Alien, t'ammazza legna. Forse sto prendendo troppo tempo a esplorare, ma mi piace tantissimo, veramente tanto. Mi piace tanto giocare a questo gioco. Allora, sono andato di qua, c'era l'elevatore, eccolo qui. No? Dove cazzo? C'è la mappa, no? Dritto. Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. E vasca sacce. Scusa. Mi sento già morta. Non so proprio come fate ad andare in ipersonno così regolarmente. Ci si abitua. Non faccio lunghi viaggi così spesso.
Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del Nostromo e del suo carico è costata molto alla compagnia. È importante che scopriamo cos'è successo. Se chiudo il caso con un rapporto conclusivo sull'incidente, i miei superiori ne saranno felici. Mi dispiace, sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tua madre è sparita da 15 anni e tu... Non fa niente, otterremo entrambe ciò che vogliamo, no? Ah... Una stronza è sta. Hai visto Samuels? Sarà sveglio da ore, immagino. Andiamo a cercare se... Ah. Samuels. Che immagino qua? Immagino Ketchup. Pare che ci siamo. Sevastopol. Ridicolo, comunque, come posso scegliere un altro nome. Che wow. Robo di merda. Stop. Ippo! Video cassette porno proprio. Fantastico. Basta. Alla tua richiesta potrei metterci un po' estra rifare l'incidente successo prima del mio arrivo alla compagnia, però nel 2122 una nave da carico della Weyland Yutani Nostromo è scomparsa. Non sono state trovate tracce del carico né dell'equipaggio. A parte l'ufficiale scientifico, gli altri membri dell'equipaggio avevano già lavorato insieme. Erano 7. Dallas, Ash. La pagina su e pagina giù non funziona, proprio porca troia. Rotellina faccio prima. Dallas, Ash, Kane, Ripley, Lambert, Parker, Brett. La Weyland Yutani ha perso molti soldi per questo incidente. È una nota negativa. Ho l'impressione che non ne vogliono parlare. Comunque più tardi cercherò di trovare i file e chiarire alcuni punti. Se vuoi posso aiutarti a esaminarli. Forse puoi contattarmi. Vabbè, se non mi ha fatto niente. Vabbè, giù, Ash, No, riprendi. Scherza. Indietro, può. Condivisa. Questo è la... Ok, ciao. Indietro. Cookies e crackers. Biscuits. Aspettatemi. Salve. Spero abbiate fatto un buon calma però. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla. Ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Ma... voi l'avete vista la camicetta che ha? Sì? Da posto? Se ci può andare una missione spaziale con quella camicia? Sì? Ok. Cazzo, è una camicia... Ma vaffan... Zalbe. Tu sei antipatico, tu non puoi vedere. No, ecco, vattene via. Che cazzo di camicia. No. No. Dove sei antipatico? Quello non ne ho idea. Non ne avete idea. Non so neanche perché. Vabbè, bacio abbiamo esplorato, là c'è... No, questo non l'ho visto ancora. Ah, questa è la... è la cabina da cui... Cioè, questa me la ricordo nel film. Non dico niente, ma io non dire niente. Io non dire niente. Si può aprire qualcosa, sicuro? No. Va bene, andiamo. Riusciamo a vederla? Che cazzo vuoi? Passala sui monitor. La stazione Sevastopol. Sevastopol. Ci sono dei danni? Sì, sembra di sì. Prendi il 74, stringi.
Il bacino di carenaggio sembra distrutto. Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens, da Sinclair, matricola MSV 7760. Dobbiamo parlare con il controllo traffico aereo. Sono Diane Verlaine, capitano della Torrens. Abbiamo 3 passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del Nostromo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Pronto, Marshall? Marshall, qui è la Torrens, puoi ripetere? Sì. Le comunicazioni della stazione sono disturbate, quindi ho inserito una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. Siamo morti. State pronti. Il mio contratto non prevede passeggiate nello spazio. È l'unica opzione. E sarai al sicuro se farai come ti dico. Cioè, se si lamenta sempre. Deve morire. Cioè, morirà sicuro. Depressurizzazione. Oh, merda. Ecco. Resta dietro di me, Taylor. Anche tu, Samuels. Certo. Mi sta sul cazzo quello. Non lo sopporto proprio. E che palle. Bellissimo. Che cazzo è successo qui? Oh, stai parolacci. Oddio, Ribi. Stai andando bene, te. Porca puttana. Sono morti, andate così. Cerca aiuto, grazie. Cambiati. No, voglio restare così. La mia è più bella, la mia è gialla. Questa è brutta, questa è bianca. Quindi sono con la tutina, sì. Ah, luce. Sti cazzo. Sì, salviamo. Bene ragazzi, come primo gameplay direi di fermarci qua. Quindi vai, ciao ciao.